In questo tutorial ti faccio vedere come acquistare e installare Elementor Pro. Dopo averti presentato gli argomenti principali che affronteremo durante questo videocorso, passiamo all'azione acquistando la nostra licenza per usare Elementor Pro. Prima di procedere all'acquisto della versione premium, devi installare sul tuo sito Elementor versione gratuita. Quindi dal pannello di controllo portati su Plugin, aggiungi nuovo e nel box di ricerca scrivi Elementor. Dopo averlo trovato, clicca su Installa ora e successivamente su Attiva. Perfetto, ora passiamo al secondo step, ovvero l'acquisto della licenza alla versione Pro. Per farlo ti chiediamo di cliccare il link che trovi qui in basso. Per te il prezzo non cambia e a noi ci viene riconosciuta una commissione che prenderemo come incentivo per creare in futuro nuovi contenuti gratuiti su WordPress e aggiornamenti su Elementor. Dopo aver cliccato il link atterrerai su questa pagina, in cui potrai scegliere tre pacchetti diversi. Il primo offre l'acquisto di una sola chiave di licenza, utilizzabile su un singolo sito. Il pacchetto Plus invece ti permette di utilizzare Elementor su tre siti diversi, mentre l'ultimo pacchetto è indicato per le agenzie che realizzano più siti. Ti ricordo che per ottenere gli aggiornamenti e il supporto tecnico, la licenza deve essere rinnovata annualmente. Se decidessi di non rinnovarla, potrai comunque continuare tranquillamente ad utilizzare Elementor Pro, ma senza avere supporto e aggiornamenti. Adesso procediamo all'acquisto della singola licenza cliccando su Buy Now. Nella pagina di checkout devi prima di tutto scegliere se pagare con carta di credito oppure con PayPal e poi successivamente devi compilare i campi richiesti. Fatto questo, procedi al pagamento. Benissimo, completato il pagamento avrai accesso alla tua area riservata, dove potrai scaricare il pacchetto dei file di Elementor Pro. Per farlo è molto semplice, clicca sul pulsante Download Plugin e automaticamente scaricherai sul tuo computer un pacchetto .zip. Perfetto, ritorniamo nella bacheca di WordPress, ci portiamo su Plugin, aggiungi nuovo e questa volta clicchiamo su Carica Plugin. Poi su Scegli file, selezioniamo il pacchetto .zip di Elementor Pro e poi clicchiamo su Installa ora. Andiamo avanti attivando il plugin. A questo punto ti comparirà questo messaggio in cui ti viene chiesto di connettere e attivare la tua licenza. Se non ti dovesse comparire, vai su Elementor e clicca su Licenza. E in questa pagina clicca su Connect e Activate. In questa schermata procedi cliccando su Activate. Perfetto, se tutto è andato a buon fine ti comparirà il messaggio Status attivo. Adesso sei pronto ad utilizzare tutte le funzionalità di Elementor Pro. Se qualcosa non ti è chiara, scrivici nei commenti qui sotto. Per rimanere aggiornato dei prossimi video, iscriviti al canale. Nel caso ti occorrono consigli mirati sul tuo sito fatto con WordPress, visita il nostro sito imparare.wp.it.